Fillus de anima. È così che li chiamano i bambini generati due volte. Dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un'altra. Di quel secondo parto era figlia Maria Listru, frutto tardivo dell'anima di Bonaria Urrai. Quando la vecchia si era fermata sotto la pianta del limone a parlare con sua madre, Anna Teresa Listru, Maria aveva 6 anni ed era l'errore dopo 3 cose giuste. Le sue sorelle erano già signorine e lei giocava da sola per terra a fare una torta di fango impastata di formiche vive, con la cura di una piccola donna. Muovevano le zampe rossastre nell'impasto, morendo lente sotto i decori di fiori di campo e lo zucchero di sabbia. Nel sole violento di luglio il dolce le cresceva in mano, bello come lo sono a volte le cose cattive. Quando la bambina sollevò la testa dal fango, vide accanto a sé zia Bonaria Urrai in controluce che sorrideva, con le mani appoggiate sul ventre magro, sazia di qualcosa che le aveva appena dato Anna Teresa Listru. Cosa fosse con esattezza, Maria lo capì solo tempo dopo. Andò via con zia Bonaria quel giorno stesso, tenendo la torta di fango in una mano e nell'altra una sporta piena di uova fresche e prezzemolo, miserabile viatico di ringraziamento. Maria, sorridendo, intuiva che da qualche parte avrebbe dovuto esserci un motivo per piangere, ma non riuscì a farselo venire in mente. Si perse anche i ricordi della faccia di sua madre mentre lei si allontanava, quasi se la fosse scordata già da tempo, nel momento misterioso in cui le figlie bambine decidono da sole cosa è meglio impastare dentro il fango delle torte. Per anni ricordò invece il cielo caldo e i piedi di zia Bonaria nei sandali, uno che usciva e uno che si nascondeva sotto l'orlo della gonna nera, in un ballo muto di cui a fatica le gambe seguivano il ritmo. Zia Bonaria le diede un letto solo suo e una camera piena di santi, tutti cattivi. Lì, Maria capì che il paradiso non era posto per bambini. 2 notti stette zitta, vegliando con gli occhi tesi nel buio per cogliere lacrime di sangue o scintille dalle aureole. La 3ª notte si fece vincere dalla paura del sacro cuore col dito puntato, reso visibilmente minaccioso dal peso di 3 rosari sul petto zampillante. Non resistette più e gridò. Zia Bonaria aprì la porta dopo nemmeno un minuto, trovando Maria in piedi accanto al muro che stringeva il cuscino di lana irsuto eletto a cucciolo difensore. Poi guardò la statua sanguinante più vicina al letto di quanto fosse sembrata mai. Prese sotto braccio la statua e la portò via senza una parola. Il giorno dopo sparirono dalla credenza anche l'acquasantiera con Santa Rita disegnata dentro l'agnello mistico di gesso, riccio come un cane randagio, feroce come un leone. Maria ricominciò a dire l'ave solo dopo un po', ma a bassa voce, perché la Madonna non sentisse e la prendesse sul serio nell'ora della nostra morte. Amen.